Il Trovatore è la seconda opera della trilogia popolare insieme a Rigoletto e la Traviata. 19 gennaio 2000. Muore ad Hammamet in Tunisia Bettino Craxi. Dal 1983 al 1987 è il primo socialista a ricoprire la carica di presidente del Consiglio. Craxi è protagonista di vicende epocali, dalla firma del nuovo concordato con la Santa Sede al referendum sulla scala mobile, alla crisi di Sigonella. Le inchieste di Tangentopoli coinvolgono direttamente Craxi e nel 1994 decide di riparare ad Hammamet. L'uscita di scena di Craxi dalla politica attiva coincide con la fine della Prima Repubblica. Craxi ha una gran voglia di comunicare e ha cominciato con la televisione tedesca concedendo la prima intervista da latitante a Carlotta Tagliarini. Stralciamo due affermazioni. Un'autodifesa. Io nella mia vita non ho mai rubato proprio niente a nessuno. Ma per il partito? Il partito non rubava. Che poi ci fosse gente che rubasse, che il sistema di finanziamento illegale ai partiti contenesse in sé dei fattori degenerativi e dei lati oscuri, questo è assolutamente evidente. Il signor Craxi non si è arricchito, il signor Craxi vive come ha sempre vissuto. Io vivo come ho sempre vissuto. Una cosa. Io mi sono permesso di ritornare sull'argomento di questo falso eroe, di questa grande mistificazione italiana che risponde al nome del signor Di Pietro, protetto da dei clan giudiziari e da clan giornalistici, i quali hanno colpito sistematicamente tutti coloro che si permettevano di avvicinare all'area del santo. Io all'area del santo mi avvicinai e subii il primo mandato d'arresto, poi ne arrivarono gli altri. Diceva Palmiro Togliatti che il potere corrompe, un leader in esilio, un partito con 100 anni di storia, anche gloriosa, scomparso. Bettino piange. Sergio Moroni era un giovane deputato socialista. Si è suicidato il 2 novembre